GP 1871 e 1971F. Fish Finder. Qui montiamo un modulo Fish Finder da 1 kW chirp che può gestire sonde quindi fino a 1 kW, ma soprattutto anche le sonde tipo monotono. Quindi chi ha già in barca una sonda di un altro apparato FUR1 potrà utilizzare la stessa sonda. Vi mostrerò come si opera lo zoom, come si usa correttamente lo shift, il gain, la possibilità di andare su auto fishing, auto cruising, in manual, la funzionalità di AccuFish e il button discrimination. Iniziamo intanto a vedere un po' meglio cosa si riesce a fare con questo schermo multitouch. Una funzionalità molto importante di quando uno va a pesca è utilizzare lo schermo diviso in due parti, cioè cartografia e Fish Finder. In questa situazione, se io trovo qualcosa di interessante nello storico anche del mio ecoscandaglio, posso inserire un waypoint che verrà immediatamente visualizzato sulla cartina. Questo si rende molto utile nella ricerca del pesce. Vediamo ora come andare a operare per lo zoom e lo shift. Innanzitutto dovremmo stare attenti a aver posizionato il nostro ecoscandaglio con scala auto in off. Questo ci permette, con un semplice touch, di andare a modificare l'ingrandimento dello schermo e quindi di operare anche sullo shift. Un'altra impostazione importante è il gain. Possiamo selezionarlo tra tre possibilità: manuale, auto fish o auto cruise. La funzionalità automatica ci permette di avere la migliore regolazione senza dover agire su nessun parametro dell'ecoscandaglio. Vi mostro ora due funzionalità di proprietà FUR1, AccuFish e Button Discrimination. L'AccuFish ci permette, attivato sul menu a tendina che abbiamo sotto, di individuare i pesci e mostrare le dimensioni del pesce con una buonissima approssimazione. Funziona però soltanto con le sonde di tipo tradizionale e non chirp. Il Button Discrimination non è altro che l'analisi del fondo, che vedete qui in basso. Anche questo viene inserito dal menu a tendina e serve per capire la consistenza del fondo. Abbiamo quattro materiali diversi: sabbia, ghiaia, roccia o fango. In questo momento ci sta mostrando un fondo tutto di ghiaia. Con il Fish Finder del GP 1871 e 1971 siamo sicuri di trovare il pesce.